Si deve intervenire con uomini e mezzi, cioè ci vogliono le risorse, sia dall'alto che dal basso, perché l'incendio non si combatte solamente dal basso, cioè basta che passa o dall'alto o dal basso si propaga, quindi la propagazione è il muro antifuoco che bisogna fare e sia a terra che in aria, quindi mezzi aerei e mezzi a terra. Noi siamo disponibili, abbiamo persone preparate, esperte, qualificate, con le dovute abilitazioni e quindi siamo a disposizione. Conoscenza dei posti. È chiaro che voi non avete nessuna voglia di polemizzare perché l'interesse primario adesso è la montagna. Il nostro dolore è veramente la nostra montagna, sono i nostri luoghi cari che frequentiamo quasi settimanalmente. Quindi qui non è imputare responsabilità a qualcuno, ma agire insieme nell'interesse di un territorio che la montagna parla chiaro, in qualche modo viene messo in secondo piano. Certo, ognuno fa quello che può, loro hanno i loro compiti, noi ci mettiamo a disposizione. Ci sta, certo, forse più a cuore a noi che a loro, a chi dirige questa operazione, perché noi ci siamo nati, questi poi abbiamo tanti ricordi e soprattutto vorremmo salvare almeno l'eremo di Celestino V, la montagna di Pietro da Morrone. Noi siamo a disposizione, senza voler polemizzare con nessuno. Gravissime e gravissime per tutti, anche a livello atmosferico, di inquinamento aereo, insomma, ecco, già se ne parla per i bambini e per tutto il resto. Quindi voi alle istituzioni chiedete, fateci lavorare. Muoviamoci, non sediamoci solo ai tavolini a parlare. Bisogna agire, forse aeree, come ha detto l'ingegnere, e a terra, perché gli aerei spengono le cime degli alberi, la schiuma degli ritardanti antincendio, si fermano sulle cime, ma il fuoco nel sottobosco avanza, se non si va a spegnerlo con 100-200 persone manualmente, il fuoco avanza perché ci sono le pigne, gli aghi dei pini secchi, rami secchi per terra, erba secca, che il fuoco avanza sempre, dall'alto soltanto, non si spegnerà mai il fuoco. Bisogna mandare personale a terra massicciamente. 200-300 persone, soprattutto coordinato e persone qualificate. La terra, già dal primo giorno, come si è sempre fatto per centinaia di anni. E quindi, a mio parere, era indispensabile. Tutta quell'operazione che è stata fatta i primi giorni la ritengo fallimentare. Gli giorni dopo, dove molta gente di loro iniziativa hanno creato gruppi, gente specializzata, civili, gente comune che vanno nel bosco tutti i giorni e conoscono la montagna, sono riusciti ad arginare molte fiamme e a salvare molte pinete. Grazie ai volontari, grazie alla popolazione. Che volevi dire? Il fatto che il